Grande partecipazione anche quest'anno a Teramo per l'antico rito della processione della Desolata all'alba del Venerdì Santo. La folla di pellegrini, come d'antica tradizione, ha percorso le vie del centro cittadino al seguito della statua lignea della Madonna, nel corteo religioso più sentito dai fedeli teramani, che si rinnova dal 1260. Nell'immaginario dei devoti essa rappresenta l'angoscioso peregrinare della Madre di Cristo alla ricerca del figlio condannato a morte. Il corteo si avvia con la statua dell'Addolorata per il giro delle sette chiese che rappresentano i sette dolori della Madonna. Non c'è la banda, solo un gruppo di donne velate di nero che cantano canti della passione, tipicamente teramani. Il vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha guidato i pellegrini e i parroci nel peregrinare della Madre di Cristo, accompagnato dai componenti della confraternita dei Cinturati che organizza la processione mattutina. La statua lignea illuminata e riverita, partita dalla cattedrale, è entrata nelle chiese del Cuore Immacolato, San Domenico, Santo Spirito, Madonna del Carmine, Madonna delle Grazie, Sant'Antonio e Santissima Annunziata, fino al rientro in Duomo, dopo circa 3 ore di rito. Nei teramani la suggestione creata dal corteo dietro alla Vergine in una scenografia buia alla partenza della processione e mano a mano illuminata dal sorgere del sole è rimasta intatta negli anni. Impressos
Questa processione, unica in tutto l'Abruzzo, è una delle prime rappresentazioni sacre nate in regione. La sua origine si deve alla confraternita della Madonna della Cintola ed essa nacque verso il 1260 ed ebbe inizialmente sede nella chiesa, oggi scomparsa, di San Giacomo, da cui poi alla fine del secolo si trasferirono nella vicina chiesa di Sant'Agostino, dove ancora oggi ha sede. È proprio durante questo spostamento, quindi verso il 1290, che nacque la processione della Desolata. Questo particolare rito, semplice e commovente, rappresenta il disperato cammino della Madonna alla ricerca del figlio condannato a morte, e per questo anche il dolore di tutte le madri che hanno perso il proprio figlio. In ognuna di queste chiese la Madonna entra per cercare suo figlio Gesù e nelle prime sei chiese non lo trova, ma quando la processione arriva all'ultima chiesa la statua della Madonna entra e questa volta trova finalmente suo figlio Gesù morente. E certamente questo è il momento più struggente di tutta la processione, quando si ricongiunge al figlio. La Madonna sosta per parecchi minuti in questa chiesa e dopo aver dato l'ultimo saluto al figlio esce e riprende il suo percorso, rientrando in Duomo. Segnata dal mistero del dolore. Concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventino occasione di grazia e strumento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quando c'è Maria, non abbiamo mai paura di lasciare il Signore, di accompagnarlo. Dobbiamo sempre essere con lei, perché anche nel cammino verso la croce, quando c'è Maria, c'è la certezza che il Signore Gesù non ci lascia soli, ma soprattutto che abbiamo dentro di noi la certezza che nel sepolcro non ci sarà più. Allora vi invito a vivere questa giornata nel silenzio, nell'accoglimento, ma soprattutto portando già nel nostro cuore la gioia di sperimentare la sua risurrezione. Gesù sale sulla croce per donare la sua vita, ma non resterà nel sepolcro, perché ci aspetta domenica mattina. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. La celebrazione è finita. Andiamo in pace. E andiamo, grazie a Dio. Buona giornata a tutti. Grazie. Thank you.
Spirito.